Allora, Prato, questi shopper che vi chiediamo di portare in giro con voi nell'arco di queste giornate insieme, dentro avete anche un programma, cioè il programma dettagliato di quello che andate a fare in queste giornate, grazie a questo progetto che si chiama Ponti, Arte e Cultura per la Cittadinanza Attiva, che è un progetto che noi realizziamo grazie a Fondazione con il Sud e Inteso San Paolo, con diverse attività progettuali, tra cui questo vostro study tour all'interno del programma regionale Democrazia. Insieme ad altri 200 ragazzi provenienti da tutta Italia parteciperete a tutta una serie di attività culturali offerti nel programma di biennale. Sono Simone Raffaele. Sono di Catanzaro, della scuola Liceo Classico Galluppi. Sono Roberta Pudorti, vengo da Catanzaro e sono venuta a Torino per partecipare a questo progetto con la mia classe, il 4B. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto che si chiama Ponti per la Legalità. È un progetto in cui noi facciamo un viaggio, abbiamo fatto un viaggio a Torino, in cui rimaniamo 5 giorni. Ho deciso di partecipare a questo progetto sicuramente perché ho grandi aspettative. Allora, 11 ragazzi, 3 gruppi. Gruppo comunicazione, che racconterà attraverso i vostri occhi questa esperienza. Esattamente che cosa vedrete, come lo vivrete, che cosa capite, come vi sentite in questa dinamica. Gruppo logistico. E gruppo che ci siamo noi a fare. Devo accantare però. Sono Samuele Cucrud. Mi chiamo Letizia Texeira. Sono Gabriello Russo. Sono Emanuela Ieraci del 4B del Liceo Classico Pasquale Galluppi. Non sono mai stato in una città così grande. Sono sicura che questa sarà un'esperienza molto importante per il mio livello formativo. E sinceramente è davvero bello, ho molte aspettative da vedere e da sentire. Ho preso per la prima volta l'aereo. E sinceramente è stato davvero bello. Sicuramente sono molto contenta di essere in questa città perché la ritengo piena di cultura. Ho deciso di partecipare a questo progetto in quanto ero particolarmente incuriosita dalla visita dell'IPM. Sono venuto qui a partecipare al progetto Ponti proprio perché incuriosito dal laboratorio che abbiamo fatto in classe con Nancy e con l'altra ragazza che parteciperà allo spettacolo in quanto attrice. Parte 1, ce lo passiamo, ma all'interno del cerchio ce n'è sempre solo uno. Vai. Basta, ragazzi. No, non ho giocato. 55, 96, 97. Allora, domani ci vediamo allo spettacolo. Dopo, come vi abbiamo detto, ci fermiamo un attimo a chiacchierare tutti insieme. E ci sarà con noi domani Paolo Bocedi, che è una delle storie reali dello spettacolo. Quindi potrete fare anche a lui delle domande, delle curiosità, oppure a noi, tanto siamo lì tutti sul palcoscenico insieme. Va bene? Va bene. Intanto grazie, 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 grazie. Senti, e ci vediamo domani. Posso chiederti invece una cosa? Qualche anno fa la Dolci, che è una magistrata milanese, ci diceva che è molto difficile convincere gli imprenditori delle volte a denunciare. Mia figlia e mia moglie, cioè mia figlia era piccolina, mia moglie non sapeva niente. Posso dire che io, ti posso dire che ho nascosto tutto a lei quando questi mi hanno chiesto il pizzo. Io non avevo bisogno di andare dagli usurai, io stavo bene, avevo il mio motoscafo, il mio cavallo da corsa, che me ne fregava a me, come dici, che me ne fotto, non me ne frega niente, io sto bene. Però quando vieni colpito, cambia tutto. Da dopo questo spettacolo io ho capito tantissime cose, la mia risposta è stata no, però proprio dal discorso che ha fatto Paolo la mia risposta si è trasformata in un sì, perché mi ha dato coraggio, mi ha spronato a fare delle cose che io non ci avrei nemmeno pensato di fare. Ho avuto l'opportunità di cogliere questa possibilità che è stata offerta dall'Associazione Crisi come Opportunità di inserire proprio come partner del progetto la nostra scuola, cioè il Liceo Classico Galluppi, e perché lo ritengo un modo di fare scuola che corrisponde poi a quello che è la mia idea di scuola, cioè la scuola come esperienza formativa. Thank you.
andata in un posto particolare, ok, a mangiare, anche se è stato molto colpita. Portami là fuori, proveremo a capire che cosa sono oggi le carceri minorili in Italia. Questo pomeriggio avremo delle guide d'eccezione. Noi abbiamo 17 istituti di pena, ma molto diversi tra loro, per le quali però l'istituzione tende ad offrire gli stessi tipi di risposte. È evidente che un minore straniero non accompagnato esprime dei bisogni, delle difficoltà che sono molto diversi da alcuni ragazzi italiani che esprimono altri tipi di bisogni. La parte che fa più paura del carcere è quella che non si può raccontare, perché è quella che sta qua dentro. È la parte psicologica, che è fatta di paura, di inquietudine, di paura della libertà, perché le gabbie mentali a volte sono più strette di quelle fisiche, e a volte tra le gabbie mentali quelle più strette non sono quelle che ci facciamo imporre dalla società, ma quelle che imponiamo a noi stessi. Spesso a primo impatto quello che colpisce è che questi ragazzi percepiscono la possibilità di fare qualcosa che sia veramente loro e in cui sono veramente liberi, e non è un caso che sia il rap la musica che in questo momento ci sta aiutando a entrare in contatto con loro. Quello che posso dire che noi facciamo è in un posto che solitamente è brutto, ma non brutto semplicemente perché non ci sta disegnato il fiorellino in faccia al muro, brutto perché è un posto chiuso. È quello che proviamo a portare noi, un po' di bellezza. Allora, siamo qua all'Hiroshima Mon Amour. Si sta per concludere, diciamo, il nostro viaggio, il nostro tour che abbiamo fatto qua a Torino. Ringraziamo la Biennale per la Democrazia per averci dato questa opportunità che abbiamo colto, e ringraziamo veramente di cuore. Ho acquisito molte conoscenze e ho provato molte emozioni contrastanti, e sicuramente ne sono uscita molto arricchita. È stato un bel viaggio, è stata veramente una bella settimana, emozionante, ci sono state tante cose qui, abbiamo visitato qui, abbiamo partecipato, spettacoli, dibattiti, quindi è stata una cosa molto, molto bella e molto emozionante. Soprattutto quando Lucariello ha parlato della musica, ovvero quello che la musica ha permesso di fare a quei ragazzi, e delle porte che gli ha aperto, comunque in un contesto sicuramente non facile come quello di un carcere. Torino, come stai? Oh! Sta cominciando sopravvivi e popcorn, chiude una tu giorno para popcorn, e guaglio una canta nel canzone nos, primero nel tuo aimo para tutta post, tutta post, tutta post. Primo ma la musica, secondo ma la musica, terzo tieni a mente, non si offende questa musica. Non fai niente cambiare quello che nasce legale, resta acceso, reggi il peso del bagaglio culturale. Mettici la faccia, se sì. Sangue sogni traccia, e la tua sola ricchezza e chi disprezza la minaccia. Sere ciò che fai, don't believe the hype, ricordati che un test è più importante di un freestyle. Tantarello ma non scuntarello, a mettere i proiettili, le bulletti del budello, del lavoro per il sotto, non lascio senza nome, faccio che la non vuole un fascio buono, lascia un po' tantenna fino a quando non muore, fino a quando non muore. Cappotto,